Bella zi, è uscita già la puntata di Torino, adesso tocca a Napoli. I fast food, i posti da street food, gli zozzoni, i posti schimiconi, tutte le cose che ti fanno da mangiare male, che probabilmente ti vogliono pure un po' male, che proprio ti fanno ti male. Fanno male, ti fanno male. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. In realtà, come ogni volta, questa sarà una di 3000 puntate, perché in questo video vedremo 4 posti, ma sai quanti ne potresti trovare a Napoli? Pensa quando ci ritorneremo. Non metteremo posti già fatti, né dal punto di vista tipico, né dal punto di vista fast food, che ne abbiamo già un po' coperti a Napoli, soprattutto quelli notturni. E siamo pronti. Se pure te c'hai fame, scrivi fallo nei commenti. Aspetto il tuo fallo. Aspetto che lo scrivi. L'hai scritto? Lo stai a scrivere? Namo. Io ho un buon proposito per quest'anno. È già uscita la puntata di Torino, ma provare città per città i fast food, gli street food, gli zozzoni, tutti quelli che ti fanno da mangiare male. Ma quello è il buon proposito mio. Magari te c'hai i tuoi. Per esempio Giulia c'ha quello di bere di più. E se non ci sei riuscita o riuscito fino a mo a bere di più, e beh, t'aiuto io. Perché magari in inverno davvero percepisci meno sete rispetto all'estate, ma il corpo tuo c'ha comunque bisogno. E quindi IRAP! Ci stanno un sacco di gusti nuovi. Che cos'è IRAP? IRAP è sta bottiglia con sto pod qua, che se sollevi attraverso la percezione retronasale ti fa avvertire, grazie al profumo, il sapore dell'acqua, perché dentro c'è solo acqua. Ma che sapore? Quello che vuoi te. Era questo il bello. E ce ne stanno un sacco. Però di questo sacco io ti faccio vedere la collezione invernale. L'ho aperto male. Con fragola e citronella, limone, cocco, pera e la limited edition mela e cannella. Che sa proprio di mela e cannella. E pensa che questo è uno dei preferiti mio, perché si sente la mela e cannella. Infatti ci stanno alcuni gusti che avverti di più, altri che sono più delicati. Dipende pure dalla soggettività tua. Però se riesci provali in giro prima di decidere. Mela e cannella. Tipo a me non piace la cola, invece a Giulia sì, ci sta. Ma metti che vuoi provare, ma ti servirebbe prima uno sconto. Per 2 settimane col codice sconto PRAT10 c'hai il 10% di sconto su tutto, tranne che sulle offerte già scontate, già speciali. Te lo metto come link in descrizione, nei commenti. Mela e cannella. Così puoi provare un po' di roba e te scegli le cose preferite tue. Poi sono andato anche a chiedere, perché ci tengo a ste cose, della plastica utilizzata. E dalle statistiche che mi hanno passato i ragazzi e le ragazze di IRAP, ho letto come in termini di plastica un pod utilizza tra le 25 e le 50 volte in meno di materiale rispetto a una bevanda gassata. E questa è una cosa carina, soprattutto se c'è bisogno di bere più acqua. Mela e cannella. E mo mettiamo a posto prima che ci sgama Giulia e andiamo a Napoli. Ho preso un sacco di consigli da Instagram, quindi grazie, ho fatto il box domande, me l'avete scritti. In realtà alcuni c'ero stati, 2 me li avete spammati, quindi uno di questi 2 in realtà l'abbiamo già provato in un TikTok e si chiama Puok. E Gigio Cerrone è un blogger, ma dire così è molto, lo sminuisce. E Gigio Cerrone è laureato in biotecnologie mediche con 110 lode. Però non so perché a un certo punto smette di pensare a curare i nostri corpi e comincia a curare le nostre anime. Fonda Quok Burger. Smette di curare i nostri corpi, inizia a distruggerli. Qua ho provato un anno fa un hamburger con la crema di piselli che... Quindi direttamente da Spacca Napoli, Quok. Ne hai visto uno che ti piace? Sì, tu. È un bocconcino. Ce n'è uno col burro d'arachidi, ce n'è uno con i friarielli. Ma c'è la pancia di maiale. Mamma mia, io so di... Pancia di maiale. Aspetta, aspetta, no, no, aspetta. Ah, no, 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 fermate. Ce n'è uno con le patate al forno con la cipolla. Provo l'affumicata maionese al pepe. Quello. Roberta ci ha corrotto, ne prendiamo un altro e mo te spiego perché. Demo Gorgon, hamburger di maiale a punta di coltello, prova l'affumicata, friarielli, maionese, patate dolci americane, maionese all'aglio, prezzo 9,50€. Che cos'è la salsiccia a punta di coltello? È una salsiccia a grana grossa che però non si ottiene tritando la carne, perché sono pezzi così pregiati della carne che tritandoli col macchinario, il macchinario stesso ne andrebbe a rovinare il calore, del macchinario stesso ne andrebbe a rovinare il sapore. Quindi Roberta mi ha convinto, perché qui c'è, abbiamo una salsiccia hamburgerata o un hamburger salsicciato a punta di coltello. C'è una zaffara di aglio che ho annusato io, è morto Dracula in Transilvania. Ha riso, sta facendo tutto il freddo, il cinico, ma ha riso. Patate dolci americane, quindi un sogno erotico, assaggiamo. Il friarello con la salsiccia va bello, sai. Ma la salsiccia, com'è gustosa. Si sente che è pregiata. Anche perché vai a spendere comunque 9,50€, che non è poco per hamburger. A livello... Pienotto. È pienotto. E a livello di schimicata con gli amici, complimenti. Abbinato con una bottiglietta d'acqua, una birra. Lo sai una cosa su cui potrebbero migliorare? Vedi il pane?
non è scadente per niente. Però per tanto in più che hai fatto 30, fai 31. Cerrone è laureato con 110 in biotecnologie mediche. Non credo che sia uno che si accontenta. Un ultimo morso e fa massaggiare pure a Luca. Anche se Luca è ghiotto di patate dolci. E quindi prima di tutto. No, non lo voglio più. Adesso devi mangiare. La doppia maionese è una robetta, eh. Ti si squagliano in bocca. Sto panino è particolarmente apprezzato. Parere mio, quello alla crema dei piselli mi rimarrà sempre in testa. Era più buono di questo. Però magari è la nostalgia, l'amor perduto. Quindi andiamo avanti. E mo andiamo in direzione kebab. T'avevo detto che andavamo in direzione kebab. Sì, perché mi avete consigliato tutti. In posto che si chiama Vite Vite. Ed è quello là. Ci hanno detto che ce ne sono due, ma quello vicino a Toledo è meno buono. Quindi siamo andati all'altro. Ce ne sono anche di più particolari. Ho deciso di prendere il classico, o almeno uno di quelli più semplici, che è anche uno di quelli meno costosi. Ah, per questo allora. Era per i soldi. Appena arriva lo assaggiamo e poi vediamo com'è. Dario e Mattia ci hanno appena detto che dobbiamo dire vit vit, sì. E che era meglio prima. Era meglio prima. Ma più che altro l'ho preso in mano, adesso sembra un po' piccolo. Devi prendere il vit vit. Il vit vit. Quello è famoso perché classico, dice però. Un vit vit. Esatto. Ah, raga, scopriamolo. Grazie. E di, buona serata. Ma che mi consigliare una cosa poco buona? Ma questo è uno sgarro che mi fai. Io pensavo che il nostro rapporto fosse migliore, sì, di così. I tuoi haters. Mamma mia. Comunque sì, pare davvero piccolo. È proprio a tenerlo in mano, è fragile, è un po' un neonato, capito? Apriamolo. Mazza, quanta salsa! Oh, no! Sa più di pita che di kebab. Però fanno anche pita, ho letto gyros, quindi in realtà andranno da, forse, dovremmo soprattutto, ma dai tortillas alle nan magari. A livello estetico è anche abbastanza magico. A livello di sapore vediamo. Per 5 euro, considerando che Vita Vit chiude a l'una di notte, quindi è perfetto se stai con la birra in giro. Il nostro format, con 5 euro potevi fare meglio. Le parole sono pure un po' sceme. Non so se si vede, ma sono proprio flaccidine. Mannaggia. Altro morso. Manco si sente la carne. No! E c'è caduta una patatina. Manco si sente la carne comunque, È caldo. E basta. È solo caldo. Oh mamma mia, quanto sei un food blogger. Senti, questa sensazione di caldo e salse, ma zero sapore. Sto format l'abbiamo fatto anche per scoprire posti che non per forza abbiamo provato. Quindi c'è il posto in cui magari hai preso una volta un panino e vuoi andare di nuovo, tipo Wok. Il posto totalmente da scoprire. Domani abbiamo provato un posto simile a quello che andremo a provare. Poi un altro totalmente nuovo. Quindi ci sta che magari becchi la delusione. Però non me l'aspettavo da Vita Vit, non me l'aspettavo così. Pensa se da domani al posto di Netflix sei obbligato a guardare Canale 5. La stessa sensazione. Dice una fontanella, c'è qui la bocca. Vita Vit bocciato, però noi adesso lo finimo e andiamo a dormire, perché si è fatta una certa, e ci vediamo domani per pranzo, in cui andiamo appunto in altri due posti. Te mi raccomando, stasera invece riposa, stai serena, stai sereno, non esagerà coi bagordi, poi ti vengono tutte le rughe sotto gli occhi, diventi una mascheraccia. A domani. E buongiorno con la pioggia. Che cos'è il cuzzetiello? È il pane scavato senza mollica, con dentro roba: sugo, ragù, polpette, friarielli e salsiccia, qualsiasi cosa. Quello tradizionale è quello al sugo, no? Ti racconto da dove nasce. Ci sono due scuole di pensiero, probabilmente per entrambe in realtà. Una è la merenna, che non è la merenda. La merenna napoletana è il pane cafone, la forma di pane tipica della campagna, tagliata in due e riempita di roba. Doveva essere un pasto sostanzioso per chi faceva lavori pesanti. Ti ricordi che ti dico sempre che mia nonna, che ci aveva 10 tra fratelli e sorelle, quindi per questo poi c'ho sempre storie su prozii, nonni. E loro da bambini preparavano da mangiare per il padre, gli zii che andavano al lavoro, e gli facevano queste forme di pane tagliate con dentro vere e proprie ricette. Si scavava la mollica e si mangiava questo pasto completo praticamente dentro il pane. Quindi il cuzzetiello napoletano o nasce da qui o nasce dall'abitudine di preparare il ragù, quando si intingeva un tozzo di pane nel ragù mentre stava pippiando, bolliva, aspettando che finisse di bollire, stai là, ti pare che non lo gusti un po'. Ti pare che una città bella come Napoli nel 2000 non si riesce a inventare il modo di rendere fast food, street food, una cosa del genere? Su questa scia nasce Tandem, che abbiamo provato in un video sullo street food a Napoli, quello notturno. C'era pure Simone, tu ricordi? Che tra parentesi sta anche qui. Sta tenendo l'ombrello a Luca per non far bagnare la videocamera. Grazie Simo. Simo ci accompagna, è più da regista, quindi è più da dietro la telecamera che davanti. Però sulla stessa scia di Tandem hanno detto che ce n'è un altro. Addirittura qualcuno dice più buono di Tandem. Io non l'ho ancora assaggiato. Quindi te pare che non cogliamo l'occasione. Andiamo da Ocozzetiello. L'ho detta bene? Davvero? Mamma mia.
Basti a vedere il menù quanto è ricco. Una reggia con tutti i nobili in fila. Alcuni fanno venire l'acquolina in bocca, ma anche solo a immaginarlo. Stracolmo di parmigiano e melanzane, salsiccia, funghi, champignon e provola di Sorrento. Questo è uno dei posti preferiti a Napoli da Clementino, mi hanno raccontato. E c'è un conoscente mio, si chiama Walter, ciao Walter, che prende qua quella alla messicana. Però io oggi volevo provare il classico, quello con le polpette al ragù. Però visto che siamo degli ingordi, golosi, balordi destinati all'inferno, fanno pure le polpette fritte. Eppure le polpette alla genovese, i cuzzitielli dolci, eppure la ciotola di sugo con il cuzzitiello che te la puoi intingere a casa. Come poi abbiamo provato anche da tandem. Senti, sembra un bel posto, Luca, c'hai belle vibrazioni. Sì. Non è vero, Luca c'ha l'influenza, non sente niente, quindi, però te lo racconto io. Me l'hai passata tu. Non è vero. E eccolo qua. Bello, è bello. Il pane lo fanno, abbiamo chiesto informazioni da un amico loro, che c'è il forno quindi collegato qui. Solo lievito madre, cotto a legna. Guarda, San Gennaro, polpette ragù, prezzo 5 euro. Questo sembra una robetta, eh? Questa è una cosetta. Il profumo, bello denso, senti un profumo denso. È così buono, così genuino, che io manco so effettivamente quanto può aver successo. Però immagino tanto. L'aria deve essere croccantissimo. Troppo, ma è il pane proprio paesi vesuviani. Il pane quello proprio duro, cattivo, che senti che non vuole essere masticato, vuole masticare lui a te. Come lo vogliamo chiamare? Tatto orale. A tatto orale siamo abituati a un pane di solito che si sfonde, si liquefa, sparisce, una nuvoletta. Che può avere il suo piacere, certo. Però questa consistenza, questa ignoranza. Non sei felice, Lu? Io non l'ho assaggiato. Questa è una piccolezza, un dettaglio che non c'entra nulla con la... Non sei felice per me, Lu? No. Quel pane comunque, quel pane scommetto quanto ti pare che ci puoi aprire un idrante dentro, non si scioglie, tieni e botta. Ed era anche l'obiettivo suo, no? Riuscire a assorbire il sugo senza poi sfaldarsi, mantenere la pro... Polpetta da genovese, porzione da 2 pezzi, 4 euro. Mi ero allontanato un attimo, sono andato a chiedere la mollica dove va. Una parte va proprio nelle polpette e un'altra parte, insieme a tutto il resto delle cose che avanzano, vengono donate ogni giorno alla mensa dei poveri qua vicino. Io sono innamorato di sto posto e dovremmo venirci più spesso. Assaggiamo le polpette prima che si freddano. Piamone metà. Il profumo, che te lo dico, a fa. Ma poi la polpetta in sé è proprio un sercio. Al netto di una panatura esterna, che forse si sfalda un po' troppo facilmente. Succose. Come non sai, Luca? Mezza, mezzo. È mezzo. No, sempre a dieta stai. Mettimi un pezzetto solo. Guarda cosa mi fai fare. Mi senti proprio i grassi, il sugo che esce una volta che mastichi. Poi il dentro è tenerissimo. Grazie a chi ci ha suggerito cuzzitiello, perché sarà una bella scoperta. I pezzi di carne della genovese che arricchiscono così tanto la polpetta. Senti, questo è approvatissimo, ci siamo rifatti da ieri sera. Ma noi andiamo a provare il quarto posto, che invece si va verso sapori più di mare. Namo. Ma vedi che culo 10 euro? Oh cazzo, fratellone, sto cazzo e sto cazzone. Siamo al Vomero. Nel 2017 qui Bruno, Stefano e Marco, 2 laurei in ingegneria, 1 in economia, dicono: sai che c'è? Apriamo un ristorante di pesce. Ci facciamo pure i panini di pesce, a portar via, a Just Eat. A me hanno detto che sti panini sono buonissimi. E visto che Luca è un grande intenditore di pesce, lo andiamo a provare. E eccoci qua, Luca, pesce preferito? La triglia. La triglia, cioè, non lo so in realtà. Non c'è, dimmene un altro. Tonno. Il tonno. Il tonno c'è. Il tonno c'è, eh? Benvenuta o benvenuto da Panama. Due cose che già ci hanno fatto ridere: la prima, una notevole citazione, e la seconda, visto il cartellone dentro, per favore non rubare le bottiglie dal locale. Sì. Ogni mese vengono rubate 50 bottiglie. E io le rubo lo stesso, ecco. Questo fa di me una persona. No, come si dice? Una brutta persona. Questo fa di me una brutta persona? Può essere. Abbiamo preso 2 panini, uno il preferito mio e uno il preferito di Luca. Vediamo come sono. Posilli polp, polpo fritto, brie, cavolo toscano in doppia consistenza, prezzo 11 euro. Fettone de brie. È spettacolare sta cosa. Ti sta bene. Ho salvato l'ambiente, Luca, l'hai visto? Ho salvato l'ambiente, sei orgoglioso di me? Oh, c'è mezza forma di brie dentro. Il cavallo di Troia di brie. Pieno, gonfio. L'olio del cavolo che ha bagnato il pane, guarda che bello. Non facciamo fredda al polpo, assaggiamo.
Credo che a lungo andare forse il brie mi divasterà. Il sapore complessivo però è... C'era da fare più polpo e meno brie. Immagino che sarebbe cambiato pure il prezzo del panino, ma più polpo e meno brie. Si difende benissimo però, veramente un panino degno. Poi abbiamo il pane, che è un pane bianco, semplice, senza nulla. Un'aggiunta sopra, spolverata dei semi di papavero, nient'altro. Però a me sta tanto simpatico. Niente di trascendentale, però che gli vuoi dire? Ecco, forse un pane del genere avrebbe potuto risolvere i problemi, il problemino de puoc. Guarda, quando prendi questi morsi, cioè i morsi proprio in cui è solo brie, la senti che t'affossa. Ma sto panino c'ha certe combinazioni di sapori che me lo ricorderò per un po'. Fuori tonno, tartar di tonno, stracciatella affumicata, pomodori rossi semi dry, crema di melanzane affumicate e rucola croccante. Prezzo 10 euro. Mi sembra proprio gonfio, carico di bellezze, un po' come la grotta di Alibaba e 40 ladroni. Però visto che Luca ha detto prima che il tonno è il suo pesce preferito... Detto così? L'hai detto? Lo assaggia prima lui. Aspetta, lo assaggia prima lui. È freschissimo. Infatti c'è un condimento che mi cade, mi cola. Ma è leggero, tenero, delicato, ma anche strong allo stesso tempo. I tocchi di tonno così corposi, rossi, proprio alla vista, promettono bene, vediamo. Com'è fresco? Oh, sta a tornare al sole, mentre mordevamo. È proprio questa sensazione, marino. Ti senti su una spiaggia, ma è freschissima la tartare. Sembra quasi una salsa, cioè una consistenza tutto quello che è molto cremoso, buono, buono, buono. E poi le combinazioni di sapori, perché passi dal dolce all'acido all'affumicato. In bocca alla fine quello che ti manca è arcobalenoso. Questo panino è arcobalenoso. Il pane sta reggendo botta, assorbe tutti i succhi ma senza sfaldarsi. Quindi ha provato anche per questo. Sento la consistenza proprio, cioè potrei fare le ripetizioni. Finiamolo e terminiamo sto video con una nota dolce. I pomodorini. A tra poco. E dove? O comunque quel panino, soprattutto quello al tonno, che era molto più equilibrato di quello col brie. Stavo a dire, dove la facciamo questa ultima, questa chiusura dolce? In un posto in cui io non sono mai stato. Nonostante sia molto rinomato, un secolo di storia, col tempo è diventata una catena. Quindi c'è anche naturalmente chi gli ha dato un po' addosso per il fatto del successo e della globalizzazione. Andiamo da Casa Infante. Io sono un amante di Poppella e ci fu un gran parlare a Napoli quando Poppella inventò il fiocco di neve e Casa Infante glielo, tra virgolette, copiò, forse anche senza virgolette, con la nuvola. E visto che io in vita mia non sono mai stato da Casa Infante, anche se hanno fatto una collaborazione con Barbie, c'era una scatola con la Barbie di Casa Infante, io volevo prenderlo per il mulino, ma costava tipo 70 e passa euro, allora ho detto, sai che c'è? No. Ma insomma, proviamola, perché io non l'ho mai provata sta nuvola. E mettiamola in rapporto anche al fiocco di neve, che io invece amo alla follia, perché il fiocco di neve di Poppella è... Namo. Eccola qua, la nuvola. Pasta brioche, ricotta, panna, zucchero. Hai visto che mentre passavamo siamo passati da Casa Infante a Leopoldo? Non sono due cose diverse, o meglio, la storia di Casa Infante è lunghissima e deriva proprio da un Leopoldo che però era specializzato in taralli. Poi col tempo una divisione familiare dal salato al dolce che dovremmo raccontare in un video. Però tendenzialmente il ramo è lo stesso e anche il gruppo Casa Infante è collegato a quello Leopoldo. Ci dovremmo fare un video apposta con delle belle interviste. Metti che succede, sarò contento. Adesso te lo apro. E eccolo qua. Il profumo... Senti che stai tenendo in mano una nuvola. Vediamo un attimo. Luca, t'ho sporcato dei panna e il cappuccio. Scusami, grazie Luca. La scoperta qua... te lo devo dire. Questa è una battaglia anche a colpi di armi segrete, eh? Perché sia Poppella che Casa Infante hanno delle piccole chicche che non lasciano trapelare sulla preparazione del fiocco di neve e della nuvola, che siano ingredienti, che sia nella preparazione. Però te stava a dire, per quanto riguarda l'impasto, ma Poppella tutta la vita, assolutamente. Però qui la bellezza, la scoperta, la sorpresa è nel ripieno. Che gusto, com'è impattante, davvero buono. E poi in nessuna maniera l'impasto è scemo, cioè quello di Poppella vince perché Poppella
è poppella, ma senza nulla togliere a questo. Come gestire bene lo zucchero che non stomaca. Senti, questo giro di street food, per quanto a Napoli faremo altre puntate, ma ne potremo fare 700. Questo giro, che carino. Sai cosa? È che l'impasto della nuvola è quasi davvero arte bianca, pane. Mentre quello di Poppella sparisce in bocca, ha un effetto particolarissimo. Però Poppella costa 1,50€ e qua 1,20€. Comunque, cosa stiamo a dire? Stiamo a dire il finale di questo video. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Che robetta, che cosetta sto giro di l'unica delusione è stata Vito Vitt. Seguendo consigli, andando un po' in giro anche a caso, scegliendo in base alle conversazioni, era probabile trovare posti che magari non fossero il top. Però 1 su 5, ma magari così tutta la vita. Considerando anche che a Napoli comunque la qualità del mangiare è alta e che le persone non mi consigliano posti brutti, perché altrimenti ci avrei un problema con chi c'ho vicino. Noi ci vediamo un prossimo video. Qua sotto, come al solito, pratti di sfido A. Quindi pratti di sfido andare a mangiare a Valencia, pratti di sfido andare a mangiare, pratti di sfido andare a mangiare a Parigi, suggerisce Simone. Ma ti dirò, a Parigi ci stiamo andando davvero, quindi tra poco, manca. Grazie del tempo insieme, mi raccomando, stai bene. E se passi uno di questi posti poi dimmi. Intanto continua a suggerirmene altri per il prossimo video. Un saluto pure a Luca, che c'è ancora il baffo di panna. Bella zia.